Il bilancio è positivo perché noi abbiamo, tocchiamo ogni volta che facciamo un evento del genere, tocchiamo con mano proprio il problema a tutti gli effetti, quindi andiamo a incontrare famiglie di donatori, famiglie di gente che ha ricevuto un trapianto e tutte le tappe sono state contornate di questi momenti. Dove siamo passati noi con la nostra bici e con la nostra organizzazione sono aumentate le sottoscrizioni e per noi questo è un dato importante, dico, aumentare a livello nazionale ed essere, dico, su un quadro nazionale dove ti dicono che fanno dei rilevamenti e ti trovano una percentuale di donatori in più è un grandissimo risultato. Coinvolgeremo più comuni vicino a Partinico, dove faremo una sezione intercomunale a Partinico. Io ho già fatto delle mie richieste tramite Adio Sicilia e Adio Nazionale per avere una sede e penso perché sia importante avere un punto nevralgico nella nostra città perché abbraccia diversi comuni e poi lavoreremo in maniera attiva sul territorio, quindi in maniera attiva significa informando la gente, perché il problema è proprio questo, la gente è poco informata, la gente non è che non vuole approcciarsi alla donazione, la gente, dico, non conosce quello che è il mondo della donazione oppure conosce male, quindi noi abbiamo il compito di informarla bene. Questa amministrazione vuole sostenere tutte le iniziative. Si parlava poco fa di una iniziativa importante, di una partita importante che vogliamo fare con la nazionale dei trapiantati e speriamo di poterlo fare entro il prossimo anno allo stadio comunale, visto che ora ci consegnano i lavori alle tribune, ma che noi pensiamo di completare con il campo in erba sintetica entro la prossima estate.